esperienza come modelle? Sì. Cosa vi ha spinto a partecipare a questo evento così particolare, così bello? La nostra età. Divertirsi. La moda mi dà. La moda, quindi vi piace lo stile? Le commesse che mi sfida l'autostima. Sfida l'autostima, va bene. Quindi oggi salirete in passerella carichissime. Senti, a me ha spinto Midani, perché vengo da Milano e sto scrivendo la sua prima biografia. Ah, quindi qua ci sono interessi variegati, insomma. Esatto, interessi variegati, però è bello divertirsi, no? Vi piace Galleria Spinola, sì? Sì, sì, sì. Una bella location per il debutto. La collezione inverno del 2017. 2018. Casualmente ci sta anche molto bene perché è molto imperniata sui rossi e sui bordeaux, che peraltro quest'anno sono il soggetto, la cosa più importante della collezione, e i velluti che staranno anche molto bene in questa cornice di questo bellissimo palazzo. Era nata questa liaison con il direttore e l'idea è stata di fare questo evento genovese e in cambio l'azienda offriva le sue vestiva le divise. Ed era un bel concetto, era un'esperienza che non ho mai fatto. Sono lo stile di Midali con jersey e lana cotta come i giacchi. Dalle sfilate di immagini dei ritratti di Rubens e di Van Dyck, che rappresentavano le padrone di casa e le ospiti di un tempo, siamo passati a progettare un look che fosse contemporaneo, sia per immaginando che fosse giusto per i visitatori, ma soprattutto per lo staff del museo. Martino Midali ha pensato un nuovo modo di proporsi del personale del museo, che supera il concetto ormai non più corrispondente alla realtà di questa professione, di legato solo e soltanto alla guardiania, alla sorveglianza, al controllo, ma invece è un look che ispira accoglienza, ospitalità, volontà di dialogo. Questo trovo che sia il modo contemporaneo di continuare a parlare di moda, non solo attraverso i quadri di Rubens e Van Dyck, ma anche attraverso il nostro modo di rapportarci col pubblico. Questo caso nasce proprio dalla collaborazione che c'è stata per la creazione di un look per il personale, però si può pensare in modo molto contenuto e rispettoso degli ambienti anche a questo tipo di uso. Devo dire interessante vedere come per esempio materiali come il velluto, che sono uno dei tessuti più caratteristici della moda di un tempo, sia rivisitato e lo ritroviamo nel nostro quotidiano. Quindi in modi diversi, però un legame tra le due realtà indubbiamente c'è.